Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 83. Appoggiò la videocamera sul tavolo e venne verso di noi. Voleva ucciderci. Cercai con lo sguardo il coltello che presi prima, che poi dallo spavento mi cadde. Eccolo, dietro il tavolo. Feci cenno a Est indicandogli il coltello alla sua sinistra e lei in 2 secondi si abbassò velocemente e mi passò il coltello. Papi, non vorrei mica farmi del male. Te non sei mia figlia. Giulia, ti prego, lasciaci in pace. No, la catena deve continuare. Ti è sfuggito un piccolissimo particolare, ovvero, te non puoi ucciderci. Te sei morta qui. Per ucciderci dobbiamo cambiare casa, per fare in modo che la maledizione continui. Ma non ce ne andremo mai da qui. Quindi rassegnati e torna nella tua tomba. Il capo non mi aveva detto tutto ciò. Dovresti saperlo invece. Oddio, ora cosa fai? Dai, lasciaci in pace, avete perso. Appena finì di parlare, Sara cadde in terra. Giulia era andata via. Presi Sara e la portai in camera. Piccola, ti senti bene? Papà, io non voglio più vivere così, voglio morire. Piccola, neanche per scherzo devi dirlo. Noi combatteremo fino alla fine, chiaro? Papà, non sei te quello che viene impossessato ogni giorno. E non sei te quello che dovrà uccidere, ma io. Se mi uccido, la maledizione si spezza. Perché Giulia può solamente impossessare le anime dei bambini. In questo caso, io. Cosa? Sì, pa, è così. Mi dispiace. Allora vorrà dire che non continuerà mai questa maledizione. Rimarremo qui. E a te non ti deve più venire in mente di ammazzarti, mai più. Pa, ragiona, è meglio così. No, no. Come vuoi, preparati a passare una vita piena di oscurità. Buonanotte. Presi, me ne andai fuori dalla sua camera. Andai da Est in camera e gli raccontai tutto quello che ci siamo detti io e Sara. Teo, a proposito, devo dirti una cosa. Io in queste settimane mi sentivo sempre male e ieri ho preso un test di gravidanza e sì, sono incinta. Oddio, sono felice, ma è un periodo brutto e voglio che tu stia sempre bene. Lo so, ma prendiamo questo bambino come segno di forza. Dobbiamo andare via da questa casa, partiamo il più lontano possibile e curiamo come si deve questo bambino. Est, non possiamo andarcene. Se andiamo via, moriamo. Esatto. Buonanotte. Ma non te la prendere, è per il nostro bene. Non mi rispose più. Bah, non la capisco a volte.